Il nuovo trailer del film di Wade Wilson è online e guarda caso un giorno prima dell'uscita nei cinema del film della Justice League. Comincio a pensare che la Fox sia in mano alla Disney, seriamente. Questa volta Deadpool nel nuovo teaser è impegnato in una lezione d'arte. La lezione di pittura su tela viene accompagnata da commenti gratuiti sulla droga e sul sesso, che a quanto pare a lui mancano molto. Io sono Lex, grab then I look again. So much. The channel. Poche ore dopo il rilascio del teaser abbiamo scoperto che la 20th Century Fox ha aggiornato la scheda della pellicola, pubblicando una sinossi molto seria che non mi sarei aspettato per un film del genere. Non è vero, una magnifica cazzata. Dopo essere sopravvissuto ad un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria, Wade Wilson, lotta per realizzare il suo sogno, diventare il barista più sexy di Mayberry, tentando allo stesso tempo di fare i conti con la perdita del senso del gusto, mentre cercherà di riconquistare il gusto per la vita e anche per un flusso canalizzatore. Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, ma anche con un branco di cani sessualmente aggressivi. In questo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta dell'importanza del valore della famiglia, dell'amicizia, del sapore, trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta World Best Lover. Come al solito, il video è pieno di misteri, citazioni, easter eggs, sbattimenti di pennelli. Ma cosa abbiamo visto veramente in questo trailer? È quel che mi sono chiesto la prima volta che l'ho visto. E voi eravate lì con me, è stato bizzarro, ma il giallo piscio non lo si trova mica. Uno Skrull mi ha detto che si tratta di una cover di Bob Ross. E io, what the fuck, nigga, non l'ho mai visto né sentito prima, eh. Adesso però so chi è, adesso so di chi si tratta. E anche se è morto ormai da più di 20 anni, vive oggi nei nostri cuori, grazie a quel pazzerellone di Wade Wilson. Il suo programma si chiamava The Joy of Painting. Fu un programma televisivo del 1983, durato un anno. Questo programma proponeva di insegnare l'arte ai telespettatori, perché a quei tempi non c'era YouTube. E anche se è durato soltanto un anno, è stato molto famoso negli Stati Uniti, grazie anche al suo conduttore e pittore Bob Ross. La scelta di Bob non è un caso, eh? Bob è morto di cancro purtroppo nel 1995 e anche Deadpool appunto aveva il cancro. Per il teaser quello stronzo di Deadpool ha cambiato il titolo del programma dalla gioia della pittura a bagnato sul bagnato o bagnarsi sul bagnato in inglese. E come nel programma originale anche qui troviamo i nomi dei colori utilizzati per realizzare le pitture, così anche il pubblico a casa degli anni 80 giustamente poteva andarsi a comprare i colori. E qui partono le stranezze, ragazzi. Nel teaser i titoli vengono messi sì, ma vengono abbinati a qualcosa di bizzarro. Silent Green, ad esempio, è arrivato in Italia con il nome di 2022. I sopravvissuti. È un film di fantascienza dell'anno 1973. Clockwork Orange, ovvero Arancia Meccanica, film del 1971 del grande Stanley Kubrick. Si parla di neve piscio, perché effettivamente ci si è pisciato e adesso è diventata gialla. L'ultima citazione va a Betty White, per il colore appunto bianco. Lei era un'attrice conduttrice statunitense. Inquietante la cosa, dato che lei è viva ancora sì, ma ha 95 anni ormai. La lezione d'arte continua e Deadpool ci confida quanto vorrebbe rotolarsi su quella neve bianca, magari sniffarsene 2-3 kg, perché lui ama la cocaina, so much. Tantissimo. Sembra essere abbastanza spiazzato, abbastanza fatto. Non ha idea di cosa sta facendo, ma lui è coraggioso. Continua avanti per la sua strada con il suo quadro. Il programma si interrompe ed è lì che inizia il bello. Una sequenza folgorante, ragazzi. Deadpool che prende la sua pistola e la punta a qualcuno, ma non mi sembra sia nello stesso punto. Deadpool che dà un po' di vibranio a Copycat. Negasonic ci mostra il dito medio, molto più stilizzata in questo sequel rispetto al primo film. Il tassista indiano Dopinder è diventato ormai un vero e proprio badass.
Abbiamo Blind Katsuta Hall. C'è anche Weasel, di nuovo, ed è armato. Domino fa la sua prima apparizione ed è incazzata. Questo personaggio misterioso, che non sappiamo bene chi sia, lo interpreta l'attore 15enne Julian Dennison. Camion corazzato, il funerale di Superman, la Death Sega. E per chiudere il tutto, un microonde con all'interno due burritos, o due porzioni precotte di qualcosa. La sequenza è abbastanza veloce, in 2 secondi siamo subito di nuovo da Bob. E possiamo notare che intanto il capolavoro è finito, come per magia. Non è altro che il primo poster pubblicato online giorni prima, che raffigura la famiglia al completo che celebra il giorno di ringraziamento. E neanche la sua ultima frase ha senso, come tutto il resto. Ricordate, ragazzi, i vostri pantaloni sempre asciutti. E i vostri sogni bagnati. E si rifà al titolo del programma, proprio come il nome del suo programma. Ma io proprio non ho idea di come collegare le due cose, perché è fuori di testa. Dopo aver affermato di amare la cocaina, dice al pubblico di stare lontano dalle droghe. Alla fine però il trailer riprende, questa volta con una mano pronta a impugnare una pistola. Di chi è quella mano? Non lo so. Di la tua nei commenti. È tutto per oggi, non dimenticarti di lasciarmi un like. Se ti è piaciuto il video, condividilo, iscriviti per altri video come questo. Io sono Likes, a presto. Domanda ignorante. Pensi che in Black Panther vedremo Klaue sotto forma di mostro di puro suono? Domanda seria. E se gli Skrull fossero Skrull? Per la prima domanda, no, non credo lo vedremo perché non sarebbe realistico. E per risponderti alla seconda domanda, no, non potrebbero essere Skrull, dal momento che sono già Skrull. E per essere Skrull devi essere umano o qualcos'altro che non sia Skrull, allora diventi Skrull, capito? Uno Skrull? Skrull! Gli Skrull ci saranno nel film di Pantera Nera? No. E se il trailer di Infinity War fosse stato rubato dagli Skrull? E se Renzi fosse uno Skrull? Allora sì che i Kree riderebbero per tutta la galassia. A brutto vio d'uno Skrull. Lui è la Y. Genius, The Channel. E se chi dice, e se il tizio fosse uno Skrull? Fosse esso stesso uno Skrull?